aiuta dal pastore Isacco Sara e i suoi bambini. Una fresca valle sonante d'acque che vanno verso sud fra balzi e spume di un torrentello d'argento. Gesù scende coi suoi apostoli e coi tre pastori verso il torrente. Pazientemente si ferma quando c'è da attendere una pecora che si attarda o uno dei pastori che deve rincorrere un'agnella che si svia. È proprio il buon pastore ora. Anche lui si è munito di un lungo ramo per scansare le ramaglie delle more dei biancospini e delle vitalbe. Vedi? Iutta è lassù. Ora passeremo il torrente. C'è un posto di guado che nell'estate serve senza ricorrere al ponte. Sarebbe stato più breve venire da Hebron, ma tu non hai voluto. No, a Hebron andremo dopo. Prima bisogna andare sempre da chi soffre. I morti non soffrono più quando sono giusti. E Samuele era un giusto. Per i morti poi che hanno bisogno di preghiere, non è necessario essere presso le loro ossa. Le ossa che sono, prova della potenza di Dio che con la polvere creò l'uomo. Nient'altro. Anche l'animale ha le ossa, scheletro meno perfetto dell'uomo, quello di ogni animale. Solo l'uomo, il re del creato, ha posizione eretta, col volto che guarda dritto in alto, senza dover torcere il collo. In alto, là dove è la dimora del Padre. Ma sempre ossa sono, polvere che ritorna polvere. La bontà eterna ha deciso di ricostruirla nel giorno eterno per dare ancora più vivo gaudio ai beati. Pensate, non solo gli spiriti saranno riuniti e si ameranno come molto più che sulla terra, ma gioiranno anche di rivedersi con quegli aspetti che ebbero in terra. I bimbi ricciuti e cari come i tuoi, Elia, i padri e le madri dal cuore e dal volto tutto amore come i vostri, Levi e Giuseppe. Anzi, per te, Giuseppe, sarà conoscere finalmente quei volti di cui hai nostalgia. Lassù non ci sono più orfani, non più vedovi. Ma eccoci al guado. Vedo una fila di pietre affiorare dall'acqua del fondo. Sì, maestro. Infatti, sei grossi massi abbastanza squadrati sono stesi alla distanza di un buon palmo fra loro sul fondo del torrente. E l'acqua, prima unita in un unico nastro brillante, si separa in sette nastri minori. I pastori sorvegliano il passaggio delle pecorelle, che parte passano sui sassi e parte preferiscono scendere nell'acqua a bere. Gesù passa sulle pietre e dietro lui i discepoli. Mi hai detto che vuoi far noto a Isacco che tu ci sei, ma non entrare in paese? Sì, così voglio. Allora è bene separarci. Io andrò da lui. Levi e Giuseppe resteranno col gregge e con voi. Ed Elia prende a salire su per la costa verso un biancheggiare di case che splendono in alto. Prende un vicoletto fra le case, cammina per qualche decina di metri, poi svolta in una via più larga e quindi in una piazza. All'angolo della piazza c'è una casupola, o meglio, una stanza con la porta aperta. Quasi sulla porta un povero letto e sopra uno scheletrico infermo che lamentosamente chiede a ogni passante un obolo. Elia entra come un razzo. Isacco, sono io. Tu? Non ti attendevo. Sei venuto la scorsa luna. Isacco, Isacco, sai perché sono venuto? Non so, sei commosso. Che avviene? Ho visto Gesù di Nazareth, uomo, rabbì ormai. È venuto a cercarmi e ci vuole vedere. Oh, Isacco, stai male? Infatti Isacco si è abbandonato come se morisse, ma si riprende. No, la notizia, dov'è, com'è? Oh, lo potessi vedere. E giù, a valle. Mi manda a dirti proprio così. Vieni, Isacco, che ti voglio vedere e benedire. Ora chiamerò qualcuno che mi aiuti e ti porterò giù.
Così, ha detto. Così. Ma che fai? Vado. Isacco respinge le coperture, muove le gambe inerti, le getta dal pagliericcio, le punta al suolo, si alza, ancora un poco incerto e traballante, tutto in un attimo, sotto gli occhi sbarrati di Elia, che finalmente capisce e urla. Si affaccia una donnetta curiosa, vede l'infermo in piedi che si ammanta non avendo altro in una delle coperture e scappa via urlando come una gallina. Andiamo. Di qua andiamo per fare più presto e non avere folla. Presto, Elia. Ed escono di corsa dalla porticina di un orticello posteriore. Spingono la chiusura di rami secchi. Sono fuori. Filano per un vicoletto miserabile. Poi giù per una stradetta fra orti e da questa giù per i prati e i boschetti, sino al torrente. «Ecco là Gesù», dice Elia additandolo, «quello alto, bello, biondo, vestito di bianco col mantello rosso». Isacco corre, fende il gregge brucante e con un grido di trionfo, di gioia, di adorazione, si prostra ai piedi di Gesù. «Alzati, Isacco, sono venuto a portarti pace e benedizione. Alzati, che conosca il tuo volto». Ma Isacco non può alzarsi, troppe emozioni insieme, e sta col suo felice pianto contro il suolo. «Sei subito venuto, non ti sei chiesto se potevi. Tu mi hai detto di venire e sono venuto. Neppure hai chiuso la porta, né raccolto gli oboli, maestro». «Non importa, gli angeli veglieranno nella sua dimora». «Sei contento, Isacco?» «Oh, signore!» «Chiamami maestro?» «Sì, signore, maestro mio!» «Anche non fossi guarito, sarei stato beato a vederti. Come ho potuto trovare tanta grazia presso te?» «Per la tua fede e pazienza, Isacco. So quanto hai sofferto. Niente, niente, più niente. Ho trovato te, sei vivo, ci sei. Il resto, tutto il resto è passato. Ma, signore maestro, ora non te ne vai più, vero?» «Isacco, ho tutto Israele da evangelizzare. Io vado. Ma se io non posso restare, tu mi puoi sempre servire e seguire. Vuoi essere mio discepolo, Isacco?» «Oh, ma non sarò buono. Saprai confessare che io sono contro gli scherni e le minacce, confessarlo, e dire che ti ho chiamato e sei venuto. Anche se tu non volessi, direi tutto questo. In questo ti disubbidirei, maestro, perdona se lo dico. E allora, vedi che sei buono a fare il discepolo? Oh, se non è che per fare questo, credevo fosse più difficile, che bisognasse andare a scuola dai rabbì, per servire te, rabbì dei rabbì, e andare a scuola da vecchio. Infatti, l'uomo ha almeno 50 anni. La scuola l'hai già fatta, Isacco. Io no. Tu sì. Hai continuato a credere e ad amare, a rispettare e benedire Dio e prossimo, a non avere invidie, a non desiderare ciò che era d'altri e anche ciò che era tuo che non avevi più. A dire la verità anche se ti nuoceva, a non fornicare con Satana facendo peccati. Non hai fatto tutto questo in questi 30 anni di sventura? Sì, maestro. Tu vedi, la scuola l'hai fatta. Continua così e aggiungi la rivelazione del mio essere nel mondo. Non c'è altro da fare. Ti ho già predicato, Signore Gesù, ai bambini che venivano quando sciancato giunse a questo paese chiedendo un pane e facendo ancora qualche lavoro di tosa e di latticini. I bambini sono buoni e credono sempre. Dicevo di quando eri nato, degli angeli, della stella e dei magi e della madre tua. Oh, dimmi, evviva e ti saluta. Sempre parlava di voi. Oh, vederla. La vedrai. Verrai nella mia casa un giorno. Maria ti saluterà
amico. Maria, sì. È come avere in bocca il miele a dire quel nome. C'è una donna, Jutta, ora è donna, madre da poco del suo quarto figlio, che un tempo era bambina, una delle mie piccole amiche. E ai suoi figli ha messo nome Maria e Giuseppe ai primi due. E non osando chiamare il terzo Gesù, lo ha chiamato Emanuele. E pensa al nome da dare al quarto, nato 6 giorni fa. Oh, quando saprà che sono guarito e che tu sei qui. Buona come il pane della mamma è Sara. E buono Gioacchino, suo sposo. Sono vivo per loro. Mi hanno dato ricovero e aiuto sempre. Andiamo da loro a chiedere ricovero per le ore di sole e a portare benedizione per la loro carità. Di qua, maestro, più comodo per il gregge e per sfuggire alla gente. Certo, eccitata. La vecchia che mi ha visto alzarmi in piedi, certo, ha parlato. Seguono il torrente, lo lasciano più a sud per prendere un sentiero che sale piuttosto ripido. Ora il torrente è in direzione contraria a chi sale e scorre nel fondo tra due ordini di monti. Riconosco il luogo. L'ho visto in una visione della primavera scorsa. Ecco la casa, ecco il pozzo, il giardino, la pergola e le aiuole. Gran vocio esce dalla casa. Isacco va avanti, entra e chiama: Maria, Giuseppe, Emanuele, dove siete? Venite da Gesù! Corrono 3 piccini, una bimba di quasi 5 anni e 2 maschietti dai 4 ai 2. L'ultima ancora un poco incerta nel passo. Restano a bocca aperta davanti a Isacco. E poi la bimba strilla: Isacco! Mamma! Isacco è qui! Giuditta, visto bene? Dove una stanza dove un gran vocio, esce una donna. La florida madre bruna, alta, formosa, che ho visto in primavera, tutta bella nelle sue vesti di festa. Una veste di candido lino, come una ricca camicia, che scende a crespe sino alle caviglie, stretta ai fianchi opulenti da uno scialle a righe variopinte, che la modella nelle anche stupende, ricadendo con frange sino al ginocchio dietro e rimanendo socchiuso sul davanti dopo essersi incrociato all'altezza della cintura sotto una fibbia di filigrana. Un velo leggero a rami di rose, in colore su uno sfondo avorio e appuntato sulle trecce nere, come un piccolo turbante, e poi scende dalla nuca con onde e pieghe per le spalle e sul petto. Lo tengono fermo sulla testa una coroncina di medagliette legate da una catenella fra loro. Orecchini e anelli pesanti scendono dalle orecchie e al collo tiene stretta la tunica una collana d'argento passata fra occhielli della veste. Alle braccia pesanti braccialetti d'argento. Isacco! Ma come? Giuditta, credevo il sole l'avesse impazzita. Tu cammini! Ma che fu? Il Salvatore. Oh, Sara, egli c'è, è venuto. Chi? Gesù di Nazareth, e dov'è? Là, dietro il noce, e chiede se lo ricevi. Gioacchino, madre, voi tutti venite, c'è il Messia. Donne, uomini, ragazzi, bambini, corrono fuori urlando, strillando. Ma quando vedono Gesù, alto e maestoso, perdono ogni ardire e restano come pietrificati. La pace a questa casa e a voi tutti. La pace e la benedizione di Dio. Gesù cammina piano, sorridente, verso il gruppo. Amici, volete ospitare il viandante? E sorride più ancora. Il suo sorriso vince i timori, lo sposo ha il coraggio di parlare. Entra, Messia. Ti abbiamo amato senza conoscerti, più ti ameremo conoscendoti. La casa è in festa per 3 cose oggi. Per te, per Isacco e per la circoncisione del mio terzo maschio. Benedicilo, maestro. Donna, porta il bambino. Entra, signore. Entrano in una stanza parata a festa. Tavole e vivande, tappeti e frasche dappertutto.
Torna Sara con un bel neonato fra le braccia e lo presenta a Gesù. Dio sia sempre con lui. Che nome ha? Nessuno. Questa è Maria, questa è Giuseppe, questa è Emanuele e questo non ha ancora nome. Gesù fissa i due sposi vicini, sorride. Cercate un nome, se oggi deve essere circonciso. I due si guardano, lo guardano, aprono la bocca, la chiudono senza dir nulla. Tutti sono attenti. Gesù insiste. Tanti nomi grandi, dolci, benedetti alla storia di Israele. I più dolci e benedetti sono già imposti, ma forse ce n'è ancora qualcuno. Insieme i due sposi rompono. Il tuo, Signore. E la sposa termina. Ma è troppo santo. Gesù sorride e chiede. Quando sarà circonciso? Attendiamo il circoncisore. Starò presente alla cerimonia. E intanto vi ringrazio per il mio Isacco. Ora non ho più bisogno dei buoni, ma i buoni hanno ancora bisogno di Dio. Avete chiamato il terzogenito Emanuele, Dio con noi. Ma Dio lo aveste da quando aveste carità per il mio servo. Siate benedetti. In terra e in cielo sarà ricordato il vostro atto. Isacco parte ora? Ci lascia? Bene duole, ma egli deve servire il suo maestro. Tornerà però, e io pure verrò. Voi intanto parlerete del Messia. Entra un pomposo personaggio con un servente. Saluti e inchini. Dov'è il bambino? Chiede con sussiego. Qui è. Ma saluta il Messia. È qui. Il Messia? Quello che ha guarito Isacco? So, ma ne parleremo poi. Ho molta fretta. Il bimbo è il suo nome. I presenti sono mortificati dai modi dell'uomo, ma Gesù sorride come gli sgarbi non fossero per lui. Prende il piccino, lo tocca sulla piccola fronte con le sue belle dita, come a consacrarlo, e dice: il suo nome è Gesai. E lo rende al padre, che con l'uomo superbo e con altri va in una stanza vicina. Gesù resta dov'è, sinché tornano con l'infante, che strilla disperatamente. A me il piccino, donna, non piangerò più, dice, per confortare la madre angosciata. E il bambino, posato sulle ginocchia di Gesù, tace infatti. Gesù fa un gruppo a sé coi piccoli tutti intorno, e poi i pastori e i discepoli. Fuori belano le pecorelle. Nella casa c'è rumore di festa. Portano a Gesù e i suoi dolciumi e bevande, ma Gesù le distribuisce ai piccoli. Non bevi, maestro, non accetti, è dato di cuore. Lo so, Gioacchino, e di cuore lo accetto, ma lascia che prima faccia contenti i vicini. Sono la mia gioia. Non badare a quell'uomo, maestro. No, Isacco, prego perché veda la luce. Giovanni, porta i tuoi bambini a vedere le pecorelle. E tu, Maria, vieni più vicino a me. Dimmi, chi sono io? Tu sei Gesù, figlio di Maria di Nazareth. Nato a Betlemme. Isacco ti ha visto e mi ha messo il nome di tua mamma perché io sia buona. Buona come l'angelo di Dio, pura più di un giglio sbocciato su vetta alpina, pia come il levita più santo devi essere per imitarla. Lo sarai? Sì, Gesù. Perché mi chiami Gesù? Chiede accarezzando la piccina. Perché ti voglio bene, come al padre, alla mamma e ai miei fratellini. Dice abbracciando le ginocchia di Gesù e ridendo col visetto alzato. E Gesù si china. E la bacia.